Pace e bene, bentornati. Oggi, 11 novembre, ricordiamo San Martino di Tours. Ascoltiamo. San Martino, fondatore insieme ad altri del monachesimo in Occidente, è spesso ricordato per l'episodio del taglio del mantello. Già da bambino si trasferì con la famiglia a Pavia, dove il padre aveva ricevuto un podere, in quanto veterano dell'esercito. Quando un editto imperiale del 331 costrinse i figli dei militari ad arruolarsi, Martino si ritrovò inviato in Gallia, ad Amiens, nelle scuole imperiali, con il compito di mantenere l'ordine pubblico. Fu proprio durante una delle sue ronde notturne, nel 335, che San Martino incontrò un mendicante, seminudo e bisognoso. Mossa a pietà, il giovane soldato tagliò in due parti il mantello militare per condividerlo con il mendicante. La notte seguente Gesù gli apparve in sogno con addosso metà del suo mantello. Agli angeli che erano con lui disse: «Ecco qui Martino, il soldato romano che non è battezzato. Egli mi ha vestito». Al risveglio il mantello era di nuovo integro. Questo episodio segnò l'anima di Martino, che richiese il battesimo la Pasqua seguente per diventare cristiano. Rimase nell'esercito, facendo carriera, e congedandosi a 40 anni iniziò così la seconda parte della sua vita. Per 4 anni visse in eremitaggio parziale in compagnia di un prete virtuoso nell'isola Gallinara, ad Albenga. Tornato in patria, grazie alla protezione del vescovo Ilario, divenne monaco. Radunati i pii compagni, a Ligugé fondò uno dei primi monasteri d'Occidente. Nonostante alcune resistenze clericali, il popolo di Tours lo volle come loro vescovo. Era il 371 quando fu investito di tale carica. San Martino si impegnò a creare piccole comunità di monaci e propagare la fede, mentre a sua volta continuava ad abitare nella sua semplice casa di monaco. Combatté strenuamente l'eresia ariana e il paganesimo presente nella zona. Abbatté templi e idoli pagani, predicando e battezzando interi villaggi, accrescendo la sua fama di uomo pio, giusto, caritatevole e sobrio. Morì l'8 novembre del 397. Nell'iconografia più diffusa San Martino è raffigurato proprio nell'atto, mentre è a cavallo, di donare il suo mantello a un poverello. Abbiamo anche oggi una bellissima esperienza di carità, quella di San Martino, una vita vissuta nella carità più autentica. Noi a chi diamo il nostro mantello? Ce lo teniamo stretto? Noi siamo capaci di scendere da cavallo? Qual è il tuo cavallo? Qual è il tuo mantello? Ecco, queste sono domande molto molto importanti, che sembrano semplici e banali. Il mantello è ciò che ti serve per proteggerti dal freddo, ma è qualcosa che in effetti non è strettamente necessario, qualcosa che puoi donare. Certo, tremerai un pochino, non sarà come prima, ma starai bene. Tutto dipende dal bene che farai, perché il povero senza il mantello che tu gli doni muore di freddo. Quindi mentre tu tremerai un po', lui tremerà esattamente di meno, anzi, gli avrai probabilmente salvato la vita. Queste sono riflessioni che non facciamo, vedete, il nostro superfluo, quello che ci garantisce la comodità in più, in realtà è la differenza tra la vita e la morte di una persona. È una cosa che dobbiamo comprendere, e proprio per comprendere questa bellissima lezione ci affidiamo all'intercessione di San Martino e lo preghiamo. San Martino, prega per noi.